Allora, diamo inizio ai lavori. Si sente? Perché il dubbio era se alzarsi o no, se arriva l'audio a tutti. Ecco, io il convegno di oggi riguarda un tema importante, l'inattuazione della Costituzione in tema di legalità ed etica. Ed è l'ultimo dei seminari promossi dall'ANPI nazionale sul tema riguardante l'inattuazione della Costituzione, che ha compiuto 70 anni nel 2017 e quest'anno ricorre il 70° anniversario della sua entrata in vigore. Ecco, ringrazio Carlo Smuraglia, Presidente Emerito dell'ANPI nazionale, che si è dato moltissimo da fare per la realizzazione e la promozione di questi seminari, e spero che anche quello di oggi riesca bene come gli altri 5 che si sono realizzati in altre città d'Italia. Ringrazio Arianna Censi, che è Vice Sindaca della città metropolitana, che ci ha dato l'ospitalità in questa bellissima sala. E ringrazio gli altri relatori, il professor Adriano Pessina dell'Università del Sacro Cuore di Milano, il professor Nando Dalla Chiesa dell'Università degli Studi di Milano e Gerardo Colombo, che attendiamo, anche lui dovrà, penso che a minuti sia presente. Ora io farò, non so, pensavo o di dare subito la parola ad Arianna Censi per i suoi saluti e poi, non so, se volete che volevo dare un piccolo, magari continuo io già che ci sono. La giornata si svolgerà con l'intervento appunto di Arianna Censi con i suoi saluti, con l'introduzione di Carlo Smuraglia e con gli interventi dei discussant del professor Adriano Pessina, del professor Nando Dalla Chiesa e di Gerardo Colombo. Poi vediamo se c'è il tempo per qualche intervento dal pubblico, poi ci saranno le conclusioni, le considerazioni conclusive di Carlo Smuraglia e al termine di questa nostra giornata prevediamo un premio per la tesi di laurea Donne nella Costituzione. Scusate, ma devo chiudere, mi sono dimenticato di spegnere il telefono. Donne nella Costituzione, che è stata una tesi di laurea di cui parleremo alla fine di questo convegno, per rilevare e evidenziare il ruolo importante delle donne non soltanto nella Resistenza ma nella Costituzione Repubblicana, anche se il numero esiguo erano solo 21, hanno comunque dato un grande contributo nella discussione e nell'elaborazione della Costituzione. Ricorreva l'anno scorso il 70° anniversario dell'approvazione della Costituzione. Costituzione nata dalla Resistenza, e la Resistenza è il fondamento storico dello Stato nel quale viviamo, della Repubblica e della democrazia in Italia. Gli articoli della Costituzione rivelano la preoccupazione sentita dai costituenti di non ricadere negli errori e nelle vergogne provocate dall'avvento del fascismo nel nostro paese, ma nella Costituzione appare anche la volontà, l'impegno di trasformare il presente, di camminare nella direzione di un profondo cambiamento del nostro paese, in un senso e nell'altro, come polemica contro il passato e come impegno per l'avvenire. La Costituzione è nata dalla Resistenza, la quale non si propose soltanto di abbattere un regime, ma ebbe di mira un nuovo Stato e una nuova società. A 70 anni dalla data della sua entrata in vigore, la nostra Costituzione attende ancora di essere attuata, per quello noi parliamo di inattuazione della Costituzione, nei suoi principi e nei suoi valori fondamentali. Io voglio richiamare soltanto un fatto, che noi viviamo una profonda crisi che non è soltanto economica, ma è anche una crisi etica e valoriale. Siamo di fronte in Italia ad una caduta senza precedenti dell'etica pubblica, a un'implosione di tutti i valori, a un allentamento delle tensioni politiche e morali,
al manifestarsi quasi quotidiano di episodi di corruzione, fino alla scoperta della presenza della criminalità organizzata nelle stesse grandi città del nord. E purtroppo devo dire che in molti comuni della città metropolitana l'Ndrangheta si è insediata in modo assai preoccupante. La criminalità organizzata, la mafia, la camorra, l'Ndrangheta sono nemici giurati della nostra Costituzione, perché ne vorrebbero distruggere i principi di libertà e si contrappongono alla sacralità della vita umana, ai diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'articolo 2 della Costituzione. La conseguenza inevitabile di questa profonda deriva etica è che essa ha determinato una preoccupante assuefazione della gente alle numerosissime situazioni di illegalità ed è costituita dal venir meno della speranza nella possibilità di costruire una società più giusta e un mondo migliore. Occorre un forte sussulto delle coscienze a cui ci richiamano i combattenti della libertà, che intendevano la politica non come occupazione di posti, ma come impegno disinteressato al bene comune, impegno disinteressato alla collettività. E questa è la dimensione della politica che noi dobbiamo assolutamente recuperare. Ma io credo, e faccio un'ultima considerazione, che la politica si salva solo se è capace di rinnovarsi in modo profondo, se non si appiattisce sui problemi dell'immediato, sulla pratica del piccolo cabotaggio, se non si riduce a giochi di potere, a iniziative di corto respiro, ma si dota di progettualità e si caratterizza per una pensione e proiezione verso l'avvenire. E concludo con l'appello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto agli italiani il 31 dicembre. E l'appello aveva questo nucleo fondamentale, questa sostanza fondamentale, che è quello di progettare l'avvenire. La progettazione dell'avvenire è il compito della politica, come aveva sottolineato il nostro Presidente della Repubblica, e credo che questo sia il compito che la politica si deve dare se vuole essere, se vuole richiamarsi ai principi e al grande respiro etico e valoriale che ha la Costituzione repubblicana. Grazie. Anche senza presentazione. Buongiorno. Intanto permettetemi di dire che io sono onorata del fatto che abbiate deciso di svolgere qui i lavori del vostro seminario, perché c'è un elemento simbolico nella presenza delle istituzioni e della presenza di organizzazioni così importanti culturalmente, storicamente e politicamente quale l'ANPI, per cui io sono molto onorata e sono anche onorata di essere al tavolo con il professor Smuraglia, con il professore Dalla Chiesa, con Roberto Cenati e con il professor Pessina, una parte dei quali sono stati miei insegnanti, non dirò quali, così almeno non si svela un tema di età. Tranne me. No, a parte te, che avendo meno di 40 anni non puoi essere stato mio insegnante. Non vorrei fare una cosa formale, nel senso che credo, ho scritto alcune cose che consegnerò a Cenati, perché penso che i vostri lavori possano essere anche, i contributi di alcuni possano essere utili a definire anche un rapporto sui lavori che avete fatto, sugli incontri. Però voglio fare tre osservazioni, se mi è concesso. La prima riguarda il tema della non attuazione della Costituzione. Ora, già a 10 anni dalla liberazione, Calamandrei sosteneva che l'attuazione della Costituzione non era avvenuta, e non tanto perché si sostava a riflettere sui passi che erano stati compiuti, ma in realtà perché era funzionale a smettere di cambiare. Cioè, questa difficoltà che nel nostro paese esiste, una forma di conservazione, di continuare a mantenere posizioni assunte con la difficoltà di cambiarla, aveva portato Calamandrei a segnalare questo tema. Ora è evidente che mentre stiamo festeggiando i 70 anni, prego, buongiorno, così posso dire che sono anche orgogliosa di stare al tavolo con Gerardo Colombo, mentre festeggiamo i 70 anni della Costituzione è bene sapere
che alcune importanti parti della nostra Carta Costituzionale, che avevano, come diceva correttamente Cenati, io sono convinta che avevano l'obiettivo di cambiare il nostro paese, non cambiarlo solo materialmente, ma cambiare l'atteggiamento, la cultura, il rispetto. Allora oggi io mi limito a segnalarvi due questioni. La prima, che riguarda un tema in questo momento dolente e difficile, che è segnalato all'interno dell'articolo 3 della Costituzione, che riguarda le posizioni differenti per opinioni, per pensieri, per religione, per orientamento sessuale, politico, per provenienza, per difficoltà. Il nostro paese è lacerato dalla difficoltà di accettare un movimento che è legato a una difficoltà mondiale e che ci pone al centro di una situazione drammatica. Noi qui, in queste istituzioni, ci siamo sforzati di mettere insieme i 134 comuni che compongono la città metropolitana, quella che una volta si chiamava provincia, 134 amministrazioni che fanno più di 3 milioni e mezzo di abitanti e che si sono messi insieme per stabilire che l'accoglienza e l'integrazione delle persone che provengono dal dolore, dalla morte, dalla violenza è uno degli elementi che caratterizza la civiltà, l'umanità di questa parte del paese. E credo che l'attuazione di quel principio sia determinante. Però, lo diceva molto bene Roberto Cenati, c'è un tema che attiene all'etica delle istituzioni, alla legalità di coloro che abitano le istituzioni e alla capacità di avere la schiena diritta per affermare con grande chiarezza quali sono le possibilità che sono concesse a un'amministrazione, quali sono le difficoltà e come insieme la comunità dà delle risposte. Ma c'è una responsabilità della politica tutta, sia che stia da una parte sia che stia dall'altra, che è considerare il dato di realtà e le risposte che si possono dare. Quello che accade oggi troppo frequentemente è che alla paura si risponda con l'enfatizzazione della paura. È normale che le persone abbiano paura, perché, e non citerò certo io nell'articolo 1 e nell'articolo 4 rispetto al lavoro, alla condizione, alla possibilità di pensare al proprio futuro, al futuro dei propri figli con serenità, genera la paura nei confronti di chi è vissuto come qualcuno che porta via qualcosa, che mette in difficoltà la nostra sicurezza. Ora la politica, gli amministratori devono essere in grado di dire quali sono le risposte a queste paure. Non dire che le paure sono giuste ed enfatizzarle o dire che sono sbagliate e negarle, ma accettarle e dare una risposta. Io penso che questo sia uno dei problemi più grandi, che insieme alla difficoltà di approfondire, di studiare, di avere il tempo di verificare che le cose che tutti i giorni bombardano le nostre teste corrispondano al vero o siano delle invenzioni, è un elemento determinante. E penso che la responsabilità della cultura, di una classe dirigente che deve fare cultura, per classe dirigente, guardate, intendo tutti, i rappresentanti del terzo settore, l'associazionismo, l'università, gli insegnanti, la politica, tutti devono fare uno sforzo di andare in questa direzione, perché io penso che l'attuazione oggi della Costituzione sia profondamente questa. Infine permettetemi di darvi l'unico suggerimento di un approfondimento. Il tema della legalità, il tema dell'etica rispetto alle istituzioni pubbliche è molto legato al riconoscimento delle istituzioni stesse. Oggi per molte persone rappresentare le istituzioni, i rappresentanti delle istituzioni non sono più quella garanzia di riferimento. Io ho fatto il sindaco per 10 anni e vi garantisco che solo 10 anni fa il sindaco era un rappresentante della comunità, tutta veniva eletto da una parte, è evidente, ma diventava il rappresentante, la rappresentante della comunità tutta. Oggi non è più così, perché le istituzioni hanno subito un depotenziamento dal punto di vista della cultura, della rappresentanza, del riconoscimento e senza una sostituzione. È come se la delegittimazione producesse di per sé un valore. In realtà la delegittimazione delle istituzioni produce il fatto che chi sta peggio starà sempre peggio. Perché se c'è un tema rispetto alla giustizia, rispetto alla legalità, è che dovremmo essere tutti uguali e i più deboli dovrebbero essere più tutelati. Oggi apparentemente si dice io difendo i più deboli, difendo quelli che hanno paura,
e in realtà si fa un'operazione che va esattamente nella direzione opposta. Io oggi rappresento qui una nuova istituzione, voi siete persone sapienti, quindi tutti sapete cos'è la città metropolitana. Forse. Per l'unico che non lo sa, dirò che è un'istituzione realizzata, compiuta nel 2014, pensata nel 1990, ai tempi della 142, grande riforma delle istituzioni pubbliche, realizzata nel 2014 e realizzata male. Bisogna avere il coraggio di dire le cose, realizzata male, dentro una spinta che era quella di dire le istituzioni non servono, sono inutili, spendono, la politica e i politici costano e spendono. Questa vulgata ha prodotto il fatto che un'istituzione determinante perché le metropoli nel mondo, non in Italia, nel mondo, sono governate da una istituzione metropolitana. C'è un governo di area vasta che mette insieme le 134 amministrazioni senza nulla togliere la loro libertà, la loro autonomia e propone una visione di insieme sulla progettazione, sulla visione strategica, sulle grandi infrastrutture e sulle dotazioni di raccordo per politiche che comuni piccoli fanno fatica a realizzare anche sul versante della legalità, anche sul versante del presidio in questa direzione. Che cosa è accaduto nel nostro paese? Questa legge non è stata sostenuta minimamente, ha di fatto abbandonato per molti versi le città metropolitane, non ha sostenuto le vere città metropolitane, in Italia ne sono state create 14, in tutta Europa ce ne sono 24, voi capite che c'è qualcosa che non torna. In realtà in Italia ci sono 3 città metropolitane, Milano, Roma e Napoli. Bisognava, e io penso si deve, investire su queste, provare a dare un governo metropolitano, fare in modo che alcune politiche che per loro natura sono sopra il livello comunale diventino un'attuazione complessiva, condivisa e forte. L'esempio che ho fatto sul tema dei migranti è un esempio forte. Milano ha fatto un lavoro straordinario, ma da sola non basta. Se ognuno degli altri 133 comuni, in ragione della propria popolazione, in ragione delle proprie possibilità, ospita 5-10 persone che provengono da quei paesi, il problema diventa meno importante, perché 10 persone nella mia comunità sono niente e sono facilmente integrabili, ma io per integrazione intendo omologazione, intendo togliere quel peso e quella paura che ha generato. Noi stiamo cercando di fare questo, spero che il nuovo Parlamento sarà in grado di, e anche la nuova giunta regionale, il nuovo consiglio regionale, cui spetta la definizione delle nostre competenze, sia in grado di fare un'operazione più intelligente della legge 32 del 2015, che ha semplicemente fatto lo stesso lavoro, rimosso il problema. Abbiamo di fronte a noi un'innovazione, facciamo finta che non ci sia, perché in fondo stiamo bene come stiamo. Siccome non stiamo bene come stiamo, abbiamo bisogno di semplificare, migliorare le performance della pubblica amministrazione, essere gentili con le persone, accoglienti e eticamente irreprensibili. Dobbiamo fare in modo di realizzare questa operazione. Io penso che una nuova struttura che per sua natura cambia i riferimenti di tutte le altre è un elemento importante. Vi consegno questo riferimento sull'articolo 5 della Costituzione. L'ho fatta fin troppo lunga, ma era per me un'occasione troppo grande. Grazie a tutti.